ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Al porto di San Benedetto il mercato ittico è chiuso, le imbarcazioni non sono andate in mare, la protesta comunque terminerà a partire da domenica prossima, seppur a ranghi ridotti. Le imbarcazioni sono ferme qui al porto ed espongono i loro striscioni di protesta contro il caro gasolio. Qui al porto di San Benedetto operano anche molti grossisti del pesce, l'umore ovviamente non è dei migliori, la situazione rischia di compromettere anche la solidità di queste imprese. Niente, è stata una situazione alquanto drammatica perché le barche sono rimaste ferme per 2 settimane e di conseguenza anche noi commercianti per solidarietà diciamo, non abbiamo fatto venire pesce da fuori per essere solidari con la marineria, rendendosi conto che è un problema che grava moltissimo nella marineria perché ecco, il prezzo del gasolio è arrivato alle stelle. E fortunatamente mi sembra che hanno preso la decisione di tornare in mare da domenica per fare 2 giorni di pesca, per cui riducendo lo sforzo di pesca e augurandosi che chiaramente, come è giusto alla legge di mercato, che i prezzi aumenteranno e perlomeno si ricomincia a lavorare. Qui abbiamo delle casse di pesce in venduto, perché? In venduto perché quando è scattato lo sciopero dei pescatori purtroppo si è fermato il commercio, si è fermata la vendita e una giacenza che è rimasta in cella, una minima perdita, però è sempre una minima perdita perché è calato tutto in un botto. Praticamente il pesce non si pesca, quel poco che c'è è anche difficile venderlo. Sì, in realtà sì, perché poi la gente si adegua a quello che trova, ma manca la materia prima che è il pesce locale. Allora, il pesce arriva da diverse parti d'Europa, diciamo, e anche il decongelato, poi usiamo anche quello, dalla Francia, dalla Spagna, qualcosa dalla Croazia, allevamento. Però le persone vengono ad acquistare oppure, sapendo che il pesce diciamo, della zona non c'è neanche richiesta di pesce? No, c'è poca richiesta di pesce, appunto perché la gente sa che qui da noi non si pesca, evita e mangia altre cose, quindi il pesce evita. Secondo voi questa protesta della marineria è corretta e quanto può durare questa situazione? Allora, è corretta perché sicuramente per loro è una grandissima spesa questo gasolio, come anche per le altre attività, non solo per la pesca. Si sarebbero dovuti fermare tutti in Italia per protestare, non solo gli armatori.